Signori e signore, buonasera. Nel ringraziarvi per essere stati con noi finora, vi invitiamo a restare in nostra compagnia con i programmi della nostra emittente. Dagli studi di TV Prato in Via Roma, va ora in onda, va ieri in onda. L'inceneritore di San Giorgio a Colonica, sembra cosa oramai certa, si farà. I nuovi termini tecnici, una volta patrimonio dei soli scienziati ed addetti ai lavori, sono diventati di uso comune. E così, dopo i nanocurie della catastrofe di Chernobyl, si è passati ai nanogrammi dell'inceneritore di San Donnino, misure infinitesimali di prodotti che in dosi infinitesimali sono mortali per l'uomo. A poco meno di un anno di distanza dalla protesta degli abitanti di San Giorgio, che affluirono compatti ad un consiglio comunale dove si doveva decidere della costruzione del nuovo impianto, cosa ne pensano ora che la costruzione sembra decisa? Come giudicano questa decisione? E soprattutto, quali sono le opinioni prevalenti riguardo alla pericolosità dell'impianto? Io, come abitante di San Giorgio, mi sembra una cosa molto sbagliata chiudere l'inceneratore in altre città e aprirla nella nostra città. Chiudere un inceneratore a Firenze per farla a Prato mi sembra una cosa, un controsenso. Io sto a Empoli, era stato fatto un progetto su un inceneritore, dopo 5 anni è rimasto Museo Nazionale. Non vorrei che il comune di Prato facesse spesi folli per portare questo inceneritore e poi arrivasse a un punto di dire basta, è chiuso. Spesso tanti soldi, tanti miliardi, per niente. Chiudono quello di San Donnino, una ragione deve c'è. Allora, se c'è una ragione per chiuderlo, non vedo la ragione per aprirlo a San Giorgio, questo di e basta. San Donnino gli hanno fatto degli studi, le USDE locale e tanti altri tecnici hanno sempre detto che l'inceneritore non recava nessun danno, se non che dopo circa 12 anni gli hanno mandato dei campioni al Ministero della Sanità, così. Per non sapere più che fare, se non che le è arrivato dei risultati, la relazione è che l'è sconcertante a questo punto, addirittura è previsto che non venga più coltivato nei dintorni. E qui si sta parlando ancora a San Giorgio, dove abbiamo un depuratore a 1,5 km con un inceneritore, c'è restato un pezzetto di verde, addirittura le è previsto di fare un inceneritore anche lì. Io mi domando che la salute della gente, chi la tutela? Lei l'ha fatto una domanda, se non si fa qui, dove si fa? Nessun posto, perché c'è uno studio anche dell'ARCI presentato ultimamente dove si dimostra che lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e industriali si può fare senza incenerimento e si può fare con un terzo della spesa. Ora, se si spende 30 miliardi invece di 90, probabilmente c'è interesse a Prato a spendere 90 miliardi invece di 30. Questo io non lo so, io non voglio di nulla, ma quando si maneggia 90 miliardi ci sta che qualche cosa rimanga a qualcheduno. Io, questa è una considerazione mia, è anche un po' attiva, però qui si va però alla rovescio e noi perché un si accetta e non si condivide. Prima ci hanno detto, prima gli hanno fatto una variante al piano regolatore, hanno scelto un posto per fare un inceneritore, però ora ci stanno dicendo questo e non sanno se fanno l'inceneritore, se fanno un'altra cosa, ma prima dicevano per fare l'inceneritore ci voleva assolutamente una zona pianeggiante, mentre se fanno un impianto di compostaggio, di riciclaggio, roba del genere, e va bene anche altri di collina, zone disabitate. Io prima scegliere un posto e poi instaurare una commissione ed è scegliere una cosa, le roba da lattanti o da incompetenti, non so come dire, non è per offendere nessuno, ma mi sembra contrologia nelle cose scegliere in questo modo. Io, ma a Prato, che gli ha fatti i conti bene, il comune di Prato gli ha fatti i conti bene. A Prato gli è rimasto soltanto questa zona qui, di verde. Un po' verde. A nord c'ha tutte le colline, magari. E qui ci sarebbe un po' di verde che andrebbe salvaguardato, ma non da ora.
da una decina d'anni fa si dice di salvaguardare questo terreno, perché se si torna una ventina d'anni addietro, questo era un giardino e nessuno se ne accorgeva e questo era un giardino. Piano piano si è perso tutto, si è perso acqua, si è perso frutti, si è perso tutto. È rimasto un po' di verde appena. Se ora ci fanno l'inceneritore finisce tutto. Allora ma che gli merita a Prato fare l'inceneritore qui? Cernovì è uno scherzo in confronto a noi, perché noi di Cernovì tutti i giorni e si respira, so, qui io e c'è, ogni tanto va uno all'ospedale, dice che gli ammala il fegato, magari gli ha l'insalata là nell'orto, ma ramavo perché sei morto, pane in vino non ti mancava, l'insalata era nell'orto, ma mangia l'insalata dell'orto, tu vedi se tu spieghi perché Maramaudio è morto. Si può fare al comune di Prato, si vuole impedire e faccia il più grosso sbaglio della sua vita, della sua carriera. Il 47 che gli è comunale, no? Ecco, noi si vuole impedire che a Prato faccia il più grosso sbaglio che il comune di Prato gli abbia fatto. Noi ci si sente pratesi, ma come pratesi si vuole impedire che un'amministrazione la ci imponga, senza chiedere nulla, la ci imponga un inceneritore qui a San Giorgio. Questo si vuole impedire, come ci si sente di Prato? Noi siamo di Prato. Non solamente per San Giorgio, ma per tutto Prato. A parte che si sia a sud, ma che ci abbiano a farla fine dopo dei turchi che si prendono il sudicio degli altri per realizzarne un profitto, ci sembrerebbe un pochino troppo grossa, non si crede che la sia così. Ecco, ma come abitanti di San Giorgio avete chiesto l'aiuto, la comprensione anche dei paesi vicini di Prato, degli abitanti di Prato? No, noi si era anche cercato questo, si è avuto dei grossi problemi a entrare anche nei quartieri. In ogni modo, molti non lo sanno che San Giorgio a Colonia è a 4,5 km in linea d'aria da Piazza San Marco. Voglio dire, se un inceneritore viene fatto a San Giorgio, non viene fatto a San Giorgio, perché San Giorgio è a sud di Nicatanga. San Giorgio è a 4,5 km da Piazza San Marco. Voglio dire, in cielo non c'è semafori, fumi e non si fermano. Per cui se noi si sta subendo ora già il fatto dell'inceneritore di San Donnino, perché ci sa a 3 km in linea d'aria, figuriamoci se poi da Prato nessuno subisce e quello di San Donnino e quello di San Giorgio. Ultimi giorni di luglio, si avvicina agosto, un mese canonico per le ferie degli italiani, anche se da qualche anno a questa parte ci siamo abituati a scaglionarle anche nei mesi che precedono e che seguono agosto. Vacanze dove? I problemi sono tanti: mare, montagna, campagna, laghi, casa. Una decisione ardua da prendere, anche se per molti già scontata da un anno ad un altro. Allora, vacanze si avvicinano, mare o montagna? Io? Lavoro? Nessuna vacanza? Nessuna vacanza, in piscina. Piscina? Piscina. Anche te in piscina. È una scelta obbligata? Sì, ma sì. Abbastanza. Se potessi scegliere? Montagna. Meglio che il mare? Sì. Montagna. Anche te montagna. Mare, come tutti gli anni. Sì. Perché il mare? Ma perché il mare, ormai è consuetudine, poi per noi giovani ci sono più divertimenti. È vero, c'è cioè più svaghi, poi più gente al mare che in montagna. Montagna ci si riposa di più però. Sì, è più riposato. Ma c'è più divertimento al mare. Mare o montagna? Piscina. Piscina, anche tu resti a casa? Ci si diverte lo stesso? Si diverte più qua che al mare. A noi il mare, perché sono più fighe. Si avvicinano le vacanze, lei ha scelto mare o montagna? Mare. C'è una scelta precisa per questa sua... Mi piace il mare. Ma cosa le offre il mare? Ma in più che non potrebbe offrire la montagna? Non so, più tranquillità, diciamo. Poi, mi piace più il mare. Si avvicinano le vacanze, lei ha scelto il mare o la montagna? Maldive. Addirittura. Non ci sono vie di mezzo. Dal 20 settembre in poi sarò alle Maldive. Credo sia la migliore scelta. 3 mesi di lavoro in piscina. Credo sia la migliore scelta. La migliore scelta. Non gli basta l'acqua della piscina, è andata a cercare un po' lontano, direi. Almeno è più pulita. Mare. Anche se un po' non è tanto di fiducia, ma mare comunque. Mare. Sono assistente bagnante. Ah, allora addirittura è un dovere. Appunto. È mantenersi in forma al mare in vacanza per poi fare il lavoro in piscina. Certo.
Mi piace fare il campeggio libero e allora per farlo bisogna che vada nei posti vicino al mare per essere un po' più a mio agio. Il campeggio si può fare anche in montagna però. Sì, ma è un campeggio libero in montagna un po' più difficoltoso, diciamo, perché bisognerebbe andare nei camping. Nei camping mi sento piuttosto... come posso... sì, mi sembra di rivivere il periodo che si sta a casa, diciamo, ecco. Mare è la spiaggia adriatica di Rimini, certo? Sì. C'è un motivo preciso? E lei è di Rimini o...? No, io sono di Firenze. Tradizioni di gioventù proprio da piccolina? Sì, è già 13 anni e andiamo laggiù. Sulla... mare. Per quale motivo? Così, perché l'anno scorso siamo stati in montagna, quest'anno si va al mare. L'anno prossimo sarà a Campania. Calabria. In Calabria. Trovare acqua pulita. Sì, speriamo, si spera, un po' d'acqua pulita. Lei, signore? Sì, anch'io in mare. Mare. Sì. Calabria. Calabria, sì. Sempre per lo stesso motivo. Per acqua cercare, ecco, nuovi spazi, sì, e acqua pulita. Acqua pulita, sì. Vacanze a settembre. A settembre? Sì. Allora, lavoro di agosto? Lavoro luglio-agosto. Qui. Però ecco, le sue vacanze, benché a settembre, dove si svolgeranno? Le volte ce le danno, sì, si va un po' a Rimini a passare un paio di settimane. Un po' di mare, dopo l'acqua della piscina, un po' d'acqua di mare. Esatto, esatto. Mare, un po' di mare per rilassarsi un po'. Indietro. Tutto il mese a giro, vado sulla costa amalfitana, sulla costiera lì, faccio un giro con mio marito, la tendina, perché soldi campeggio. Non se n'ha, campeggio, si dorme in macchina. È un modo per divertirsi, forse... direi proprio più diverso, più divertente forse del modo usuale di passare le vacanze fissi in un posto. Non mi piace essere fissa in un posto, anche perché non ho la possibilità, ma anche perché mi piace girare. Mare la mattina, sicuramente. Che posto? Viareggio. La vediamo con le borse, già pronto per la partenza per le vacanze? Non ancora, se andare il primo agosto. Mare o quindi montagna? Si fa un po' di mare e un po' di campagna. Ah, addirittura due opportunità. Sono due opportunità, cioè 15 e 15, non di più. Amsterdam. E io idem, allora, anch'io in Olanda. Abbiamo trovato un terzetto che non ha scelto né mare né montagna, ma ha deciso all'estero. Di andare all'estero. Mare. Decisi. Località? Ma tutte scogliere, quindi non so. Un mare di scoglio, non un mare di sabbia? No, un mare di scoglio. Proprio. Acqua più pulita? Acqua più pulita. Pesca. Anche subacquea? Sì. Mare o montagna? Mare. Che posto? Il marinaio Bibbona, Livorno. Perché il mare? Ti piace? Sì, piace stare nell'acqua. Ecco, se i tuoi genitori ti portassero in montagna, saresti soddisfatto? No, non tanto, perché non c'è molti amici in montagna, non mi garberebbe. Meno divertimento? Sì. Io vado in Grecia quest'anno e a me piace molto il mare. Quindi hai scelto una nazione di cui che mare ne offre tanto, la Grecia? Un bel giro turistico all'estero, compreso il mare. Sì, infatti. E anch'io se appunto mi andassero in montagna non è che mi divertirei tanto, perché mi piace stare nell'acqua e non sai. Mare e poi a settembre all'estero. Preferisco andare al mare perché ci sono sempre andato, però anche per andare in montagna perché conosco la montagna. Cioè non troverei la differenza, ecco, mi piacerebbe. Mare o montagna per queste vacanze? Montagna. Oh, finalmente una voce che parla di montagna dopo tanto mare, perché? Perché in montagna c'è l'aria fresca e le zone più pulite. Ti diverti di più la montagna? Sì, ci sono i laghi, si pesca. Mare, ma no, anche montagna, mare e montagna. Tutte e due? Non ti basta, non ti bastava soltanto il mare, anche la montagna? Sì. Ma quale preferisci fra le due? Il mare. A me in mare. A te in mare. Dove vai? Io a Baratti. Gli esami riparatori di settembre ancora una volta hanno deciso l'andamento di un intero anno scolastico. Le polemiche intorno a quest'ulteriore possibilità che viene data allo studente non troppo volenteroso sono ora più che mai accese. Ci si chiede, in definitiva, se vale veramente la pena offrire 2 mesi per giungere ad una preparazione che non si è riusciti ad ottenere nei 9 mesi scolastici. Comunque, anche quest'anno, molti sono stati coloro che durante le ferie hanno dovuto studiare e spendere per cercare di non perdere un anno in più.
Abbiamo voluto quindi ascoltare sia il preside dell'Istituto Gramsci, che gentilmente ci ha fatto curiosare per le aule, che i ragazzi stessi, reduci dalle prove scritte e qualcuno già anche dagli orali. Sentiamo. Ecco, sono molti i ragazzi rimandati. 121, ossia il 29,4% di tutto l'istituto. Di tutto l'istituto. E questi esami di riparazione ancora non sappiamo come saranno andati, ma secondo lei servono veramente ai ragazzi? In sostituzione di qualche altro sistema o di qualche altro sono indispensabili, in sostituzione, per quindi praticamente le autorità e quindi il Ministero della Pubblica Istruzione alternativamente dovrebbe programmare in sostituzione di questi esami di riparazione dei corsi integrativi, dei corsi di sostegno durante l'anno scolastico, in modo tale da mettere in condizione gli alunni di non sobbarcarsi a questi esami che sono stressanti sia nel tempo così limitato con cui vengono effettuati, sia anche sono stressanti perché gli alunni nel giro di 2 mesi devono recuperare delle lacune, e quindi queste lacune, mentre alcuni per una materia, 2 materie, queste lacune sono facilmente recuperabili, per esempio per lettere un ragazzo che ha delle lacune di base difficilmente può recuperarli nell'arco di 60 giorni, che poi sono mesi estivi, mesi più caldi. Senti, che cosa ne pensi dell'esame di settembre? Ma ti danno una possibilità in più per guadagnarti un anno, infatti se non c'era questo esame io e molti altri ragazzi se l'ha perso quest'anno. No, durante l'anno non ha svolto bene la materia che doveva fare, mi pare giusto riparare a settembre per insomma studiare durante l'estate per riparare la materia, per andare nell'anno prossimo preparato insomma. A che cosa sei stato rimandato? Italiano. Italiano, e tu? A storia. Pensate che vi andrà bene? Avete studiato durante l'estate? Cioè, io sì, ho studiato, penso che andrà bene. La tua preparazione durante l'estate è stata aiutata da qualcuno o è fatta da solo? La maggior parte ho fatto da solo, ma ho anche fatto alcune, sono andato anche da dei professori alcune ore. Sono andato gli ultimi giorni a un po' di lezioni di fisica, ma 2 o 3, proprio per ripassare in fondo. Fatto da sola. L'anno prossimo pensi che sarai rimandata ancora? No, quest'anno studio. Ho fatto l'esame o devi sempre farlo? Devo ancora farlo. E in che cosa sei stato rimandato? Italiano, storia e matematica. 3 materie. Hai studiato molto durante quest'estate? No. No, no. Quindi hai paura di sostenere quest'esame? Sì, ho paura. Senti, e ti sei preparato da solo o sei andato a fare delle ripetizioni? Da solo. Che cosa ne pensi dell'esame di settembre? Pensi sia giusto dare un'ulteriore possibilità o lo studente dovrebbe studiare durante l'anno? No, dovrebbe studiare durante l'anno, ma penso sia giusto anche. Specialmente sì. Per te è stato giusto? Sì, abbastanza, perché quest'altro anno è ancora più giusto perché i tempi della scuola miglioreranno e quindi cioè, abbiamo poi possibilità di studiare tutto l'anno. Quindi a settembre quest'anno forse sicuramente ci andrò un'altra volta. No, mi sembra giusto così, insomma. L'anno prossimo pensi che ti metterai più di impegno oppure ne approfitti dell'esame di riparazione? Studio ho fatto quest'anno, soltanto mi andava male perché insomma non mi hanno abbonato la materia. Perché... Sì, è giusto l'esame di riparazione, come è giusto anche studiare tutto l'anno. Sei stato rimandato a che cosa? Matematica e fisica. E nella sua classe sono molti rimandati? Non lo so, me ne ricordo. Sì, mi pare 3-4. Senti, ti sei preparato da solo oppure con un aiuto? Mi sono preparato. Quindi mi sa che l'anno prossimo ti ritroverai nuovamente. Ma si spera di no. Speri in un colpo di fortuna. Allora in bocca al lupo. Senti, è il primo anno che viene rimandato. Sì. E l'anno prossimo pensi che ti fregherai nuovamente le ferie o no? No, l'anno prossimo si spera di passare. Senti, tu sei stato rimandato? Chimica e matematica. Sei in grado di sostenere l'esame bene, pensi, sei preparato? Ma io durante l'estate mi sono preparato, speriamo che vada tutto bene. E ti sei preparato da solo? No, sono andato a ripetizioni. Tu sei stato rimandato a? A matematica, chimica e inglese. Quindi ma abbastanza difficile da riparare. Senti, ti sei preparato da solo o sei andato a ripetizione? No, sono andato a ripetizione. Le esperienze diciamo degli anni scorsi, degli anni passati, come vanno questi esami? I ragazzi si trovano... Ma di solito i ragazzi, siccome non ne rimandiamo più di
massimo tre materie, allora di cui praticamente una o due dove ci siano le prove scritte e una l'orale, o viceversa una materia scritta e due orali, di solito questi ragazzi vengono abbastanza preparati. Ora molte volte sono rimandati alcune più materie sono limitati, sono al massimo una decina dei 121. Fiera, come comunemente la chiamiamo qui a Prato, è da sempre un luogo che desta gioia e allegria in grandi e piccini. Sono soprattutto i bambini, i ragazzi in genere, i protagonisti della fiera. Quelli più piccoli manifestano alla vista di dolciumi e giostre tutta la loro felicità, mentre i più grandicelli salgono sulle macchine nuove, nelle forme e nel movimento, per sperimentare il brivido e l'emozione. Per tutti, insomma, la fiera è motivo di grande divertimento, ma sentiamo un po' i ragazzi e i genitori. Cioè, la fiera è sempre senz'altro un meeting, un punto di incontro per i giovani, e quindi anche quest'anno, come tutti gli anni, ci troviamo qui per montare sulle giostre ed anche per divertirci, per passare una serata, un pomeriggio. Certo, è sempre divertente venire qui. E tu vieni spesso oppure qualche volta? No, abbastanza spesso. Senti, che cosa ne pensi delle macchine che ci sono quest'anno? Certo, sono belle, sono delle cose bellissime, poi sono anche molto emozionanti, specialmente alcune. Tu sei montata un po' dappertutto, sì. Ti sei divertita? Sì, abbastanza. Abbiamo fatto due giri gratis. Senti, dei prezzi che cosa ne pensate? Un po' alti. Un po' cari sono. Venite spesso qui alla fiera? Sì, io no. Quali sono le macchine che ti sono piaciute di più? Quasi tutte, ma sono sempre le solite, super giù. Quasi tutte. Sei montata su tutte? No, su tutto no, ma quasi. L'Enterprise e la barca. Senti, la fiera ti piace molto? Sì. Che cosa mangi quando vieni alla fiera con la mamma? Nulla. Nulla? Nemmeno lo zucchero filato? No. Senti, come ti chiami? Jacopo. Quali sono le giostre che ti piacciono di più? Queste. Quella delle macchinine? E che cosa ti piace mangiare quando vieni qui a Luna Park? Questa. Che cos'è quella? La pizza. Perché montano tutte le giostre. Senti, quali sono le giostre che ti piacciono di più? Il drago, l'ottovolante, il tappeto, gli aeroplanini e le macchinine a cozzi. Sei montato su tutte? Sì. Quasi tutto, però quelle da grande no. Senti, ti incontri con degli amici, delle amiche quando vieni qui alla fiera oppure ci vieni con i genitori? Con i genitori o con lei? Le giostre, però, è della verità le più pericolose. Sì, sei una temeraria allora. Senti, e dei dolciumi, di queste cose, che cos'è che ti piace? Tutto. Ma tutte le giostre in particolare, non quelle da bambini, quelle abbastanza come tappeto, l'ottovolante. Insomma, quelle un pochino più pericolose, mi divertono di più. E il divertimento della fiera qual è per te? Le ragazze. Ma a parte sì, i giochi, non so, magari la gente, vedi molte persone, poi non so, anche tutte lì, non so, c'è qualcosa che ti mette allegria. Ma così un po' per divertimento, per trovarsi gli amici dopo il lavoro, e, insomma, per girare un po', magari per divertirsi, per rimontare su qualche giostra. Quali sono quelle che ti piacciono di più? Ma per noi un po' più grandi c'è il Matteron, il Tagadà. Quelle forse più emozionanti, sì. Naturalmente. E magari qualche volta nelle macchinine a cozzi. Ma i genitori è una spesa abbastanza non indifferente. Comunque pensa sia importante per i ragazzi ogni tanto venire alla sì, fiera? Sì, io penso che non sia abbastanza una cosa buona. È molto bello, soltanto ci sono troppe lamentele, è una cosa bellissima. Peccato che questi pratesi non riescono a capire cos'è Luna Park per i bambini.
vedo che si lamentano per i parcheggi, per le macchine che danno fastidio alle persone anziane, invece è una cosa bellissima, le persone anziane per 20 giorni possono stare anche in casa, stanno tanto in casa possono stare anche altri 20 giorni. È un divertimento per i bambini e basta. Lei porta volentieri i bimbi? Io porto un nipote. Se dovesse fare un appunto che cosa potrebbe? No, niente, niente, è un gioco che va avanti da tanti anni. Lei andava a Luna Park? Sì, ci andavo anch'io per la verità. Sì, soprattutto per loro. Perché? Perché a me la troppa confusione mi dà un po' fastidio. Senta, che cosa ne pensa però? È importante per i bambini venire? Per i bambini è importante. Sì. Pensa sia giusto portare i ragazzi a Luna Park? Penso di sì. E che cosa c'è di bello nella fiera? Tutto. I ragazzi si divertono? Sì, tantissimo. Un bel divertimento per i ragazzi, c'è. Lei li porta volentieri, figli? Li porto volentieri perché mi diverto anch'io. Ehi, ragazzi, è l'ora, forza, dobbiamo ricominciare. La scuola riprenderà lunedì prossimo e siamo andati in giro per le vie del centro a chiedere ai ragazzi come si apprestano a iniziare questo nuovo anno scolastico. Molti hanno sorriso, molti hanno detto che faranno del loro meglio, altri hanno detto semplicemente che studieranno per arrivare in fondo all'anno. Comunque tutti si apprestano a ricominciare e a studiare per quanto è possibile. I libri di testo a volte sono cari, a volte si comprano già usati da altri amici, ma comunque sentiamo dalla viva voce dei ragazzi come ricominciano ad andare a scuola. Contento, contento no, non è nessuno, però insomma... Ormai sei all'ultimo anno. L'ultimo anno, infatti. E senti, i libri di testo come ti sei trovato? Hai dovuto ricomprare qualcosa? No, per la parte sono all'ultimo anno e i libri sono pochi, insomma, perché si usa tutte fotocopie e compagnia bella. Comunque, i testi... In genere ti sono sembrati cari i testi scolastici? A parte il premio tutti usati e... È abbastanza cari, facile? Sì. Insomma, è facile reperirli nel mondo dell'usato, il libro che si vuole, si trova ma bene? Ma li trovo dagli amici che hanno già finito la scuola. Ecco, con quale intenzione ti appresti a iniziare questo nuovo anno? Buone perché è proprio l'ultimo anno e quindi l'anno in cui... Avrai anche la maturità? Appunto. Far bene durante l'anno di passare a giugno. E senti, per quanto riguarda i libri di testo, hai già comprato tutto, sei già a posto? No, però mi sono procurato la lista, però comunque aspetto che abbia una firma da professori. Molti ce l'ho ancora da comprare, alcuni li ho comprati, cerco di prendere comunque quelli usati. Tu con che propositi inizi questo nuovo anno scolastico? Ma sempre quelli fa bene, il meglio possibile. Migliorerai sempre perché anche andando allo scientifico si deve fare l'università, quindi se uno non incomincia a migliorare ora, certo. In seguito. Beh, lì mi sono andata ancora a prendere la lista e basta, e sono 22. Moltissimi. Sì, e appunto cercherò di comprare dell'usato perché i costi sono abbastanza alti, quindi... Alcuni me li hanno dati, certo. E altri li ho comprati. Ecco, li hai trovati cari questi libri? Abbastanza. Sì, eh? E senti, nell'usato hai guardato qualcosa? No, perché non ne ho ancora. No, eh? Me li devono ancora dare. Ho capito. Senti una cosa, con che propositi così inizi l'anno nuovo? Ma, mi ha tanto belli. Come mai? Che non è che mi faccia tanto andare a scuola. Sono andato in cartoleria e me li sono procurati. Ecco, ti sembrano cari? Abbastanza. Quanti libri hai comprato? Per ora ce n'ho solo la metà, ma sono già abbastanza cari. Senti una cosa, i propositi per questo nuovo anno scolastico, con che propositi vai a questa nuova scuola? Di cercare di studiare, cercare di studiare per dopo trovare un lavoro, dopo trovare un lavoro. No, no, sono contenta perché ormai uno studio serve, cioè senza studio non si fa niente. E i libri di testo li hai già tutti? No. E dovrai ricomprarli? Eh sì, perché anch'io inizio il triennio, quindi... Sempre le solite cose, sono molto cari e... No, io ancora devo comprare i libri di testo, comunque non sono gli stessi. Sai già che cambierai? Sì, molto. Senti, come ti troverai? Pensi che i libri di testo dovrai comprarli dopo aver iniziato l'anno scolastico? Sì, perché l'anno scorso li comprai prima e poi mi tocco a cambiare di molti perché non andavano bene, c'erano professori... Sì, e ne ho dovuto ricomprare tutti perché come passo in terza inizio il triennio e li ho trovati carissimi. Sì, è molto caro.
Sì. E con che propositi inizi il nuovo anno? Ma si spera di non essere rimandati. Io fa la scuola parrucchiera. Ecco, e sei già rientrata? Hai avuto anche tu un periodo di vacanza? Devo rientrare a ottobre. In ottobre. Ecco, se pensi sia importante andare a scuola e avere un titolo di studio, diciamo, anziché entrare subito nel mondo del lavoro? Al giorno d'oggi sì. Sì. Io fa la prima media. Io la terza media. Ecco, con quali propositi iniziate questo nuovo anno scolastico? Con quello di studiare oppure con Sì. Anche perché alle medie, insomma, bisogna impegnarci, sicché prima superiore. Prima superiore. Anche tu. Senti, entrate quest'anno in prima superiore o siete già passati? No, entriamo quest'anno. Ecco, con che propositi iniziate questo nuovo anno scolastico? Di finirlo bene, di passare un buoni voti. Anche tu? Sì, allora anche. Che propositi inizi questo di nuovo studiare. Anno? Studiare. Sì. Sei passata, sei stata promossa bene? Sì. Quindi pensi di fare un buon anno? Spero. I libri sono gli stessi o li hai dovuti ricomprare? No, io devo entrare in quarta ginnasio, sicché ho finito le medie ora. Quindi devi comprare tutto nuovo. Sono molto cari, signora, i libri di testo? Per ora non si sa, perché ancora non si sa la sezione, allora quindi non si sa niente dei libri. Li devo ancora comprare, quindi... E pensi che prenderai nuovo oppure andrai un po' anche all'usato? No, quelli nuovi. E come ti trovi? Ti sembrano cari? Sì. Sì, eh? Senti, i propositi che hai per il nuovo anno? Continuo, poi... E che cosa farai dopo le medie? Non so ancora. Io ho fatto la seconda dopomare, però non lo so se continuo. Ecco, come mai questa indecisione? Non lo so, perché non è che mi va più di studiare tanto.